straniero che arriva in questa terra anche relativamente chiusa e che riesce con la sua affabilità, col suo modo di contagiare culturalmente persone che poi sono diventate dei grandi amici e ha plasmato un territorio, lo ha trasformato. Quella di Zavala è stata innanzitutto un'avventura umana straordinaria, che è stata capace di contagiare altri avventurieri. Stepan Zavrel era un artista cieco che decise di stabilirsi a Sannede dopo aver abbandonato la sua patria, che in quel momento aveva un regime autoritario che non gli permetteva di poter esercitare la sua arte liberamente. Ebbe un incontro importante con Andrea Zanzotto e visitò anche la zona di Sarnede, di Ruolo. Si innamorò di questa zona e acquistò una piccola casa. Questa casa diventò una specie di culla, un rifugio anche per tutti gli emigrati politici del 1968. Quindi si poteva incontrare in quella casa un'atmosfera di libertà che a lui mancava nel suo paese. Questa corte culturale sono arrivati moltissimi giovani illustratori da tutta Italia e come un cenacolo Zavra ha con loro condiviso con grande generosità l'idea di cosa significa illustrare le storie per l'infanzia. Questa arte nobilissima attraverso cui, come dire, proiettare paure, desideri, aspettative di un bambino in un mondo di carta che li possa e li sappia nutrire. Decise di affrontare il mondo dell'illustrazione proprio perché era un modo per poter insegnare ai bambini ad avvicinarsi all'arte e quindi anche di poter fare di questi bambini dei futuri uomini liberi. Io ho conosciuto Stepan nel 1983, in quell'epoca lavoravo presso il comune di Sarnede e insieme ad alcuni amici decidemmo di realizzare una mostra di tutti gli artisti che avevano frequentato la casa di Stepan. Il segreto di questo successo è dovuto anche al fatto che la comunità si è stretta intorno a lui. E questo fa di Sarnede un angolo molto importante dove possiamo avere questa conferma che ancora la poesia, l'idea pittorica, la bellezza, sono valori fondamentali dell'essere che costruiscono il futuro e l'essere umano. Il mio lavoro come direttore artistico di questo progetto che è l'immagine e la fantasia è una ricerca di artisti che ci mostrano diversi modi di vedere il mondo. Lo fondamentale è estrarre un gruppo di artisti e trovare un filo conduttore che riesca a abbinare in una mostra come per diventare un'esperienza estetica allo spettatore, avere un'idea, propriamente una prospettiva generale dell'illustrazione contemporanea. C'è un rapporto con il maestro Stepan Zavrel che io non ho conosciuto, ma la cosa bella è che nonostante questa situazione che io non ho conosciuto in persona, sento di poter conoscere attraverso del tempo su questo progetto che è l'immagine della fantasia qui a Sarnede che ha trasformato un paese. Questo significa che la poesia è una parte naturale dell'essere umano che ancora muove il mondo.